fu battezzato per motivi storici, per non essere arrestato da, dal fascismo, insomma, quando si battezzò, ne fregava mia nonna, lui, no? Sì, ma quel prete dov'era là, insomma, gli voleva molto bene, tra l'altro, questo, perché poi entrò in seminario, quindi non c'è nulla di questo capitolo. No, lui, cioè, lui racconta, questa cosa gliel'ho chiesta anch'io una volta, che non mi ricordo molto bene, io mi ricordo più quello che ha scritto, non so in quale libro, quando era con Don Bensi, lui era amico di Don Bensi, si confessava da lui, era già convertito, secondo lui, e andarono a trovare un prete morto, sai? No. Andarono a trovare un prete morto, io saprei anche chi è, ma non me lo ricordo, e a quel momento, Lorenzo dice, in quel momento ebbi chiara la intuizione che io avrei dovuto prendere il suo posto. Ma senti. Non lo sapevi questo? No. Il Bensi, questo prete a cui si riferiva, lo portò, dice, no, neanche me deve andare a trovare, è morto un prete giovane. Dice, io dentro ebbi chiara l'intuizione che io avrei dovuto prendere il suo posto. Questo tu lo puoi citare perché non mi ricordo dove, ma ho esperienze pastorali, forse. Non so. Non lo guarderò. Quindi è l'unico accenno che lui esplicitamente fa.